Siamo in compagnia di Mister Filippini. Mister, commentiamo una sconfitta con Napoli per 5-2 che ha permesso al Napoli di raggiungere il primo posto. Già questo dice tutto sulla partita e comunque sulla squadra che avete affrontato oggi. Abbiamo incontrato una squadra molto, molto forte, molto organizzata e ne parlavamo prima negli spogliatoi con il mio staff. È la squadra che secondo noi è quella che ha un po' tutto, sia qualità, sia aggressività, sia compattezza di squadra. Per cui noi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo cercato di metterla in difficoltà, però abbiamo retto fino a quando abbiamo potuto. Ecco, nel primo tempo avete battuto colpo su colpo, poi nel secondo purtroppo è arrivato un gol a freddo che ha un po' smorzato gli entusiasmi. Sì, sicuramente prendere gol dopo 6 minuti del secondo tempo, dopo aver fatto un ottimo primo tempo, ci ha un po' tagliato le gambe, ma soprattutto per come è venuto non abbiamo capito bene, ci sono stati parecchi rimpalli e purtroppo quel gol lì ci ha un po' penalizzato. Mister Napoli si inseriva soprattutto sulla destra. Che difficoltà secondo lei ha trovato l'asse Monettini appunto da quella parte? Si aspettava intanto che loro in qualche modo attaccassero più di lì o pensava girassero anche un po' sulla sinistra? No, sicuramente per caratteristiche nostre di squadra, in quella situazione di campo sulla nostra fascia sinistra c'è Caterina che non è un esterno di fascia, per cui c'erano delle situazioni da mettere a posto e ci sta che scendevano di lì. Ovviamente hanno anche giocatrici che a destra spingono di più. Ecco, mister, ora i punti sono 25, siete a più 7 dal terz'ultimo posto, chissà se sta pareggiando, ecco, ora si andrà la prossima settimana a Cesena, che gioca fra poco con l'Hellas Verona, e poi addirittura si avrà la Ternana, quindi state giocando con un sacco di squadre di alta classifica, anche il Cesena comunque più o meno a metà. Ecco, come si prepara la squadra in virtù di questi importanti appuntamenti, anche perché siamo quasi agli sgoccioli del Ma campionato? noi dobbiamo prepararci bene durante la settimana e partita dopo partita, perché prima dobbiamo concentrarci sul Cesena e poi verranno quelle che il calendario ci offrirà. Per cui ci dobbiamo allenare bene e fare una partita come quella di oggi con l'atteggiamento giusto, con le nostre qualità e cercare di portare a casa questi benedetti punti per raggiungere la salvezza. Sempre davanti ai tifosi, anche oggi comunque hanno sostenuto fino all'ultimo la squadra. Ormai c'è un binomio incredibile tra voi e loro. Sì, fa molto piacere perché vengono, ci incitano, incitano le ragazze, per cui siamo molto contenti e speriamo di dar loro al più presto la salvezza e di festeggiare insieme. Grazie, mister. Grazie a te. Veramente.